due protagonisti. Il francese François Morellet, uno dei più celebri artisti viventi, e l'italiano Mario Ballocco, nato a Milano nel 1913 e scomparso nel 2008. Pittore e teorico di talento pionieristico, da alcuni anni è in atto la sua riscoperta. Partiamo da lui. Ballocco è stato uno sperimentatore, un uomo dai mille interessi, un precursore in molti campi. Pittore astrattista di grande coerenza, ha fornito un contributo fondamentale anche nella diffusione del design e nelle indagini sul colore. In lui si incontravano l'arte e la scienza, la comunicazione e la didattica, la teoria e la tecnica. Mario Ballocco, dopo gli studi all'Accademia di Brera, nel 1947 fu per un anno in Argentina a contatto con Lucio Fontana. Tornato in Italia, elabora un personale astrattismo espressivo e non formalista. Comincia la fase dei reticoli, delle grate e delle monadi. Nel 1949 crea una rivista che farà storia, AZ. E nel 1950 fonda a Milano il gruppo Origine, al quale aderiscono anche Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi ed Ettore Colla. Ballocco fu anche un organizzatore culturale. Curò esposizioni di design e di estetica industriale e una mostra sulla storia della fotografia nel 1952 e nel 1953 alla Fiera di Milano. Nel 1958 fu l'artefice della prima mostra del colore che si svolse al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Questa mostra era articolata in sezioni dedicate al ruolo del colore nei luoghi di cura, di studio e di lavoro. Nel 1957 Mario Ballocco fonda un'altra rivista, Colore, Estetica e Logica. In questi anni inventa la cromatologia, un metodo interdisciplinare per la soluzione dei problemi visivi di interesse collettivo, dal colore delle autoambulanze a quello dei quaderni per le scuole. Il suo obiettivo era sconfiggere la monotonia che ci fa nascere con il bianco, vivere con il grigio e morire con il nero. Come pittore, a partire dal 1952, Ballocco evolve verso una progressiva geometrizzazione. Le strutture formali vanno semplificandosi, le linee sono nette e regolari, i colori compatti e ben definiti. Si affaccia il concetto del modulo. Dal 1954, poi, le opere di Mario Ballocco assumono una valenza sperimentale e oggettiva. Tema dei suoi dipinti sono ora specifici problemi della visione, insomma fenomeni che noi spesso chiamiamo impropriamente illusioni ottiche. In questo periodo, Mario Ballocco è un precursore dell'arte cinetica e programmata e della optical art, tendenze che sarebbero esplose come una vera moda negli anni 60. E proprio negli anni 60 Ballocco consolida il suo linguaggio pittorico, basato sullo studio rigoroso dei fenomeni percettivi. Le strutture irreversibili, le tensioni formali, le distorsioni. Nel 1970 la Biennale di Venezia gli dedica una mostra personale sotto forma di omaggio. La cosa si ripeterà nel 1986. Il nostro altro protagonista è François Morellet, nato nel 1926 a Cholet, nel nord-ovest della Francia. Suo padre gli trasmise l'amore per l'arte. Morellet cominciò a dipingere stabilmente nel 1945, all'età di 19 anni. A partire dal 1948 François Morellet lavora nell'impresa di famiglia, un'importante fabbrica di giocattoli e di carrozzelle per bambini. Nel frattempo, verso il 1949, Morellet fa una pittura primitivista, influenzata dall'arte aborigena. Già l'anno successivo, però, passa all'astrattismo. Viaggia in Brasile, fa le prime mostre e piano piano si inserisce nel mondo dell'arte. I suoi modelli diventano Mondrian e Max Bill. Dal 1952 François Morellet inizia a costruire le sue opere con forme quadrate, triangolari, motivi a scacchiera, linee parallele. La sua pittura diventa sempre più minimale. Nel 1954 conosce Joseph Albers
e comincia a interessarsi alla psicologia della Gestalt, introducendo nelle sue opere il principio formale delle trame. Nel 1958 Morellet introduce nelle sue composizioni il principio del caso, dell'aleatorietà, per esempio adottando successioni di numeri di telefono, le cui sequenze, pari e dispari, determinano la scelta di un colore piuttosto che di un altro. Anche lui, come Ballocco, diventa un precursore dell'arte cinetica e optical. Nel 1960 François Morellet aderisce al CRAV, che nel 1961 si trasforma in GRAV, Gruppo di Ricerca di Arte Visiva. Con lui ci sono altri 5 pittori. Nel 1961 Morellet comincia a usare la tecnica della serigrafia su tela e nel 1962 realizza le prime installazioni ambientali. Per alcuni anni abbandona la pittura e impiega materiali come lampadine, neon, acciaio inox e meccanismi elettrici. Nel 1968 il GRAV si scioglie e François Morellet prosegue nelle sue ricerche artistiche. Realizza la sua prima installazione con il nastro adesivo e poi nel 1971 fa il suo primo intervento di arte pubblica. Molte importanti mostre retrospettive sulla sua arte cominciano ad essere organizzate in Europa. Poi arrivano anche le grandi mostre negli Stati Uniti e in Canada, fino a che Morellet diventa una celebrità e uno degli artisti contemporanei più importanti a livello mondiale. Ma non ha perduto la sua ironia e il suo humor. Ancora adesso abita nella sua casa di Cholet con la moglie Danielle.